Salve a tutti e bentornati in questa serie di tutorial che vi porterà a un'esplorazione più dettagliata del velivolo AV-8B Harrier. Quest'oggi vorrei approfondire alcuni aspetti legati al display HUD, che vedete qui davanti a noi, e alle informazioni che esso ci passa a seconda delle modalità in cui viene impostato. Per l'Harrier esistono essenzialmente tre modalità di impostazione dell'HUD che possiamo vedere qui a sinistra dell'MFD di sinistra e sono nell'ordine VSTOL, ovvero Vertical Short Takeoff or Landing, NAV, che è la modalità di navigazione, e Air to Ground, che è la modalità di impiego delle armi aria-terra. Cominciamo subito con la modalità VSTOL, che potete vedere che è selezionata poiché la spia LED è appunto illuminata in corrispondenza dell'indicatore VSTOL. Se andiamo a guardare l'HUD in questa modalità, si presenta più o meno come un HUD classico di un jet moderno, quindi ha la sua pitch ladder, ovvero la scala dei gradi di cabrata e di picchiata, ma contiene anche una serie di informazioni aggiuntive che sono necessarie per un aeroplano complesso e dalle modalità, diciamo, di assetti particolari, quali il decollo verticale o lo short, proprie dell'Harrier. Procedendo dall'alto, vediamo subito qualcosa di insolito, ovvero un maggiore e un minore, che altro non è che il pitch carrot. Questi pitch carrots sono estremamente utili a mantenere un assetto corretto di salita, specialmente il decollo, ma questo lo vedremo nel dettaglio più avanti. Procedendo quindi verso il basso abbiamo una classica bussola dove vengono riportati i valori dei gradi e ovviamente le scale intermedie, quindi decimali. Subito sotto la bussola c'è questo segno di freccia, essenzialmente, che sta a indicare la nostra prua attuale. A sinistra della nostra bussola digitale abbiamo l'indicatore di velocità e alla sua destra l'indicatore di quota. Procedendo quindi ancora una volta verso il basso, abbiamo una serie di puntini a sinistra e a destra. I puntini di sinistra nella modalità B-Stall stanno a indicare l'angolo di attacco analogico, quindi non vanno confusi con l'indicatore di velocità classico a cui siamo abituati sugli aerei standard. I puntini sulla destra, ancora una volta, sono propri dell'Harrier e stanno a indicare la velocità verticale. Questo perché, specialmente in decolli o in atterraggi verticali per l'appunto, dovete immaginare l'Harrier un po' come un elicottero, per cui il pilota necessita di queste informazioni, ovvero sia dell'angolo d'attacco che l'aereo sta assumendo in quella fase e della velocità verticale. Sulla sinistra dell'indicatore di angolo d'attacco digitale vengono riportati una serie di dati. Nell'ordine abbiamo il simbolo di alfa, che è appunto il valore numerico dell'angolo d'attacco, S, che è la ground speed, R, che è la percentuale di RPM, J, che è il jet pipe temperature, ovvero la temperatura degli scarichi del nostro aeroplano, che vanno tenuti sotto controllo per non surriscaldarli. Nonostante questo, comunque va detto che l'Harrier dispone di un sistema di prevenzione del surriscaldamento dei jet pipe. Sul lato destro, procedendo ancora una volta dall'alto in basso, abbiamo l'indicatore numerico, questa volta, degli FPM, cioè dei piedi al minuto di velocità verticale, le indicazioni relative al waypoint, ovvero la distanza dal waypoint, in questo caso 11,2 miglia, e che abbiamo selezionato il waypoint 1. Quindi, in ultima analisi, tra noi e il waypoint 1 c'è una distanza di 11,2 miglia. Il timer di bordo è un indicatore addizionale dell'heading. Questo qui è appunto un heading ausiliario che ci dà il valore numerico della nostra heading attuale. Naturalmente qui non sono riportati i singoli valori di heading, ma sono a
salti di, diciamo, di 10 gradi l'uno dall'altro con gli intermedi di 5 gradi, quindi l'heading preciso possiamo ritrovarlo in quest'angolo. Su questo lato dell'HUD potete vedere due lettere N ed F. N sta a indicare, e il valore accanto ad N stanno a indicare i gradi di inclinazione dei nozzle. I nozzle, possiamo guardarli un attimo dalla visuale esterna, non sono altro che gli ugelli stessi, questi qui dove vedete la freccia bianca. È possibile cambiarne l'angolazione e questo è quello che rende particolare, vedete adesso sto cambiando l'inclinazione dei nozzle, che rende particolare questo velivolo. Ritorniamo in cockpit. Quindi dicevo, questo valore qui indica al pilota i gradi di inclinazione dei nozzle stessi. Riportiamolo su 10. Subito sotto, in corrispondenza alla lettera F, abbiamo i gradi di flap selezionati. Tralascio naturalmente il pitch ladder perché lo conosciamo tutti. È interessante quest'altro indicatore che sta a indicare essenzialmente se il nostro ruotino è centrato rispetto al muso dell'aeroplano o è spostato a sinistra o a destra. Come dicevo anche nel video precedente, questo aereo è molto sensibile a questo tipo di settaggi, sia anche ai pesi, per cui è fondamentale che tutto sia centrato e allineato prima di effettuare un decollo, specialmente se è un decollo short o peggio ancora un decollo verticale, dove il minimo errore di assetto potrebbe provocare dei danni irreparabili. A completare il nostro HUD c'è il solito e conosciuto velocity vector, che è indicato da questa sfera con due alette, ma abbiamo anche un indicatore in più, strano, che è questo qui, che possiamo più o meno ricordare come una radice quadrata rovesciata o più semplicemente un cappello di strega. D'altra parte, diciamo, la notazione inglese di questo indicatore è proprio witch hat, che sta a indicare appunto il cappello di strega, che sta a indicare l'assetto longitudinale del nostro aeroplano. Ricordate prima che vi parlavo del pitch carets, che sono importantissimi per la fase di decollo. Essenzialmente, durante il decollo, tutto quello che dobbiamo fare è impostare, o meglio, collimare il witch hat con questi due indicatori. In questo modo, visivamente, abbiamo impostato l'assetto dell'aeroplano con un'inclinazione adatta al giusto ratio di salita dopo il decollo. Ma vedremo più nel dettaglio questo nel prossimo video relativo al decollo stesso. Adesso spostiamoci sulla modalità nav. Quindi io ho segnato un tasto sul joystick, ma quello che vedrete guardando questa zona dello schermo è che nel momento in cui seleziono la modalità nav, VStall si disingaggia. Ecco, adesso nav è selezionato. Andiamo a vedere come si è aggiornato il nostro HUD. Come vedete, molte informazioni sono sparite. Non abbiamo più il cappello di strega, ma abbiamo altro tipo di informazioni. Ancora una volta abbiamo sempre l'alfa, come prima. Questa volta è comparso sotto alfa una M. Questo è l'indicatore di Mach attuali del velivolo. Questo valore qui si aggiornerà costantemente ad ogni variazione di Mach che il velivolo assume. G è l'accelerazione in G che sta subendo il velivolo in quel determinato momento. S, come prima, è la ground speed. 351/42.4 in questo caso sta a indicare il bearing, è la distanza dal bullseye. Il nostro bullseye si trova a una prua 351 per una distanza di 42,4 miglia. Nell'ultima riga, questo max G è un indicatore del numero di G massimo raggiunto durante quel determinato volo. Quindi, ad esempio, se io durante un volo raggiungo 3G, questo max G
si fermerà su 3G. Tutte le volte che starò a un numero di G inferiore a 3, questo valore non varierà. Se supero i 3G, questo valore si aggiorna, perché sarà il massimo valore raggiunto a quel punto. A destra abbiamo ancora una volta 0 fpm, che è l'indicatore appunto di velocità verticale, le informazioni relative ai waypoint, distanza e numero di waypoint selezionato, il timer di missione e l'heading ausiliario. Quindi essenzialmente una forma un po' più leggera rispetto al VSTOL come numero di informazioni. Guardando in alto possiamo vedere due particolarità, ovvero è scomparso il pitch caret, i due maggiore e minore che si guardavano prima, perché d'altra parte in navigazione non hanno più senso di essere lì, perché quelle servono essenzialmente a impostare l'assetto dell'aeroplano in decollo o in atterraggio. Al loro posto è comparso un 0,93 che sta a indicare, e con una barretta più spessa, come dire, che sta a indicare la prua verso la quale dobbiamo virare per puntare il muso dell'aeroplano in direzione del waypoint 1. Per dirla più breve, il waypoint 1 si trova per prua 0,93 rispetto alla nostra attuale posizione. Un altro indicatore che è comparso è questa T. Questa T sta a indicare la true heading del nostro aeroplano. Passiamo adesso a guardare rapidamente cosa succede all'HUD quando passiamo in modalità air to ground. Ancora una volta io ho impostato un tasto sul mio OTAS, vedrete illuminarsi la spia air to ground. Adesso che è ingaggiato l'air to ground, guardiamo l'HUD come si è modificato. Essenzialmente, l'HUD è molto simile alla modalità navigazione come informazioni, è ancora una volta più leggero, quindi sono sparite le informazioni di velocità verticale, le informazioni relative al waypoint e sono rimaste quelle relative all'angolo d'attacco, ai Mach, all'accelerazione, alla ground speed, al distanza e bearing del bullseye e al max G. Queste quattro barrette inclinate che sono comparse stanno a indicare che essenzialmente siamo senza un carico bellico a bordo, quindi abbiamo esaurito le nostre bombe o eventuali altre ordinanze. Rimangono naturalmente la pitch ladder, il velocity vector e l'indicatore di prua del nostro waypoint. Vedremo poi più nel dettaglio come cambia anche l'HUD in modalità air to ground a seconda del tipo di ordinanza che abbiamo montato. Ritorno quindi rapidamente in modalità VSTOL e ricordo che questa modalità è quella che viene impostata, deve essere impostata prima di ogni decollo e prima di ogni atterraggio, perché è quella che dà più informazioni di tutte al pilota su come si trova l'aeroplano nel mondo tridimensionale, e quindi è estremamente utile per eseguire dei decolli e degli atterraggi correttamente. Come potete vedere qui, la dicitura NWS relativa al nose wheel steering è stata sostituita da CAST. E quindi vi ricordo, come ho detto anche nel video precedente, che in questo caso sta a indicare che il ruotino è bloccato. Direi che questo conclude la nostra esplorazione delle varie modalità di HUD dell'Harrier. Prossimamente vedremo invece i diversi tipi di decollo e di atterraggio. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima.